Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti al nostro appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Regione Toscana. Noi andiamo subito a vedere in questa edizione quali sono i temi del giorno nel nostro sommario. La Regione Toscana approva il rendiconto finanziario 2023 nell'ultima seduta del Consiglio regionale di luglio. L'Aula si è espressa a maggioranza, con 24 voti favorevoli da parte di Partito Democratico e Italia Viva e 13 contrari, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Merito e Lealtà. Il rendiconto generale è il documento che traduce in termini contabili i risultati della gestione, realizzata in esecuzione degli atti della programmazione istituzionale. Nel rendiconto 2023 presentato in aula si è evidenziato come la Regione Toscana, in seguito alle osservazioni della Corte dei Conti, ha accantonato l'importo di 35,09 milioni di euro attraverso risorse regionali correnti. Questa somma è corrispondente alla spesa sostenuta dal Fondo Sanitario 2023 per la compartecipazione agli oneri di ammortamento dei mutui per il finanziamento di investimenti in sanità. Ma il rendiconto di quest'anno conferma e rafforza un trend positivo nelle situazioni finanziarie della Regione. Intanto partiamo col dire che l'avanzo di gestione dell'esercizio 2023 raggiunge il tetto del 1.977 milioni, quindi questo testimonia una gestione attenta, oculata ed efficiente. C'è un trend altrettanto positivo che ormai è datato circa 8 anni, dal 2015, che riduce sensibilmente lo sbilancio, uno sbilancio che però deriva da normative che fino al 2015 consentivano di poter utilizzare le risorse disponibili in cassa per fare investimenti. Ecco, sono gli investimenti, credo, la parte qualificante del rendiconto, perché c'è un'inversione di tendenza, si riduce la spesa corrente, aumenta la spesa di investimento. È vero, si fanno più mutui, aumenta leggermente l'indebitamento, che comunque sta sotto la soglia dei limiti stabiliti dalla legge. Gli investimenti vuol dire interventi in infrastrutture a sostegno dell'economia, a sostegno delle comunità, significa quindi mettere risorse per lo sviluppo economico e dei territori, e questo è il compito della Regione. Quindi il giudizio che noi diamo sul consuntivo, sul rendiconto 2023, è un giudizio positivo. Abbiamo accolto l'eccezione della Corte dei Conti ad una leggerissima correzione di 17 milioni su un ammontare complessivo di valori finanziari pari a 14 miliardi, quindi ripeto, una correzione di 17 milioni su 14 miliardi complessivi, solo perché c'è una interpretazione della Corte dei Conti per cui non possono essere scaricati sul bilancio sanitario gli oneri finanziari relativi ad investimenti in sanità. Ma di investimenti in sanità questa Regione ne ha fatti molti, moltissimi in questi ultimi anni: gli interventi sugli ospedali, sul rafforzamento della sanità territoriale, su apparecchiature e strumentazioni di avanguardia per garantire proprio quei LEA, quei livelli essenziali di assistenza, che vedono la Regione sul podio delle migliori regioni italiane. Quindi con questi elementi, con queste valutazioni, il Partito Democratico ha votato in maniera convinta il rendiconto, appunto nella convinzione che siamo sulla linea giusta di messa in sicurezza dei conti della Regione Toscana.
un giudizio positivo. La tenuta dei conti della Regione Toscana è un elemento importante. Non nascondiamo le difficoltà, le criticità che sono emerse nel corso di questi anni, però c'è un elemento di tenuta positivo che ci trova convintamente a sostegno di questa maggioranza, a sostegno del lavoro che viene svolto dalla Giunta regionale. È evidente una differenza di punti di vista, di vedute, se pensiamo alla questione che riguarda le tasse e non solo. Da parte nostra un'attenzione massima a non gravare mai sui cittadini toscani rispetto all'equilibrio dei conti, con la possibilità di andare a ricercare le risorse anche in altri settori. Quindi restano dei punti di differenza fondamentali, ma nel contempo un elemento di convergenza importante che ci porta a votare convintamente il rendiconto di gestione, e questo è un elemento che consolida la tenuta della maggioranza nel quanto riguarda la Regione Toscana. Per poter ottenere questi risultati era necessario che l'autorevolezza del Presidente, al di là della mia persona, può essere l'unico antidoto, perché non si aprino delle voragini di spesa che poi non sappiamo come tenere sotto controllo. Il fatto di aver tenuto una barra dritta nella ricerca di un progressivo alleggerimento degli oneri di debito della Regione è stata una soluzione vincente. Ampio il dibattito e le critiche arrivate dalle opposizioni, che hanno rimarcato i problemi di spesa sanitaria in Toscana, cosa che è stata sollevata anche dalla Corte dei Conti, ribadiscono i consiglieri dei gruppi di opposizione. La Regione Toscana e il Presidente Gianni in particolare continuano a suonare come l'orchestra del Titanic, perché nonostante il miglioramento del disavanzo e passa da 3 miliardi e mezzo di euro a 1,2 miliardi nel giro di 10 anni, in realtà la Corte dei Conti ha messo a nudo tantissime contraddizioni interne, un perimetro della spesa sanitaria che non diminuisce, anzi continua tendenzialmente a crescere e va all'82% complessivo delle spese del bilancio regionale. La gestione del personale è poco trasparente e poco efficace, addirittura la Corte dei Conti ha messo in evidenza che su alcune aziende partecipate la Regione Toscana ha fatto delle leggi per violare gli stessi limiti di assunzione che si era imposta per tenere sotto controllo i conti pubblici. E poi sulle società partecipate c'è una situazione molto pericolosa, riguarda ovviamente non solo la società Termini Montecatini, che sappiamo è in concordato ma che è già costata 11 milioni di euro di svalutazione, ma anche Fidi Toscana e Firenze Fiera non se la passano benissimo. È una situazione molto complessa, a fronte della quale il Presidente Gianni in realtà ha detto va tutto bene, madama la Marchesa. Noi proponiamo innanzitutto una razionalizzazione della spesa molto più seria e molto più efficace. Va ridotto il perimetro delle aziende partecipate a quelle che sono effettivamente strategiche, va rivista la politica tariffaria da una parte e tributaria dall'altra. Voglio ricordare che quest'anno, per chiudere il bilancio, il Presidente nel 2024 ha messo l'IRPEF al massimo, drenando circa 200 milioni ulteriori dalle tasche dei toscani. Infine, negli ultimi minuti è arrivata la notizia della sentenza sul payback, ma ancora una volta abbiamo ricordato al Presidente Gianni che quel benedetto strumento, che è diciamo un funzionamento molto complesso, è comunque un'entrata una tantum. Diciamo che quello che è stato detto dalla Corte dei Conti e da persone sicuramente che sanno leggere i numeri, è emerso che ci sono delle incongruenze. Ora poi che il nostro Presidente della Regione e la maggioranza la faccia passare come dei bigliettini di auguri mi sembra veramente eccessivo. Non sono le cose con cui io mi gestisco meglio, però quello che posso capire e che posso leggere è che comunque la Corte dei Conti evidenzia delle criticità che nella parificazione non vengono comunque tenute in conto e che lei ribadisce, e che poi le nostre partecipate sono partecipate da cui potremmo ottenere qualche cosa di più, non tanto come dividendi, ma dando delle impronte, perché comunque siamo soci importanti, ecco. Sicuramente sì, perché in politica si può dire tutto e il contrario di tutto, anche di fronte ai numeri a volte, ma di fronte alla Corte dei Conti diventa veramente
risibile. La Corte dei Conti è stata assolutamente chiara nel mettere in evidenza come il disavanzo di amministrazione, che è un disavanzo per il rendiconto generale 2023, è un disavanzo molto importante, 1 miliardo e 200 milioni che verrà poi, come dire, risistemato a seguito della riperimetrazione in virtù di quello che riguarda l'aspetto sanitario. È uno dei più importanti in Italia, desta profonda preoccupazione, lo dice la Corte dei Conti, non lo dice la Lega o il centrodestra, per poi aprire a quello che è il passaggio principale, cioè una preoccupazione assoluta che riguarda la questione sanitaria, perché oggettivamente di fronte al tema del perimetro di bilancio sanitario, dove la Regione Toscana utilizza una modalità di spesa che non è corretta e l'ha messo in evidenza la Procura della Corte dei Conti e la Corte dei Conti, tant'è vero che dovrà essere, come dire, riequilibrata anche quella partita, perché non si possono utilizzare quelle risorse nell'ambito del perimetro sanitario, e è già la seconda volta che la Regione Toscana lo fa, ed è già la seconda volta dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che viene richiamata in sede di parifica. Ebbene, siamo di fronte a un quadro dove dal punto di vista dei conti la situazione è davvero davvero difficile, e in Consiglio regionale il Partito Democratico ci ha raccontato tutta un'altra storia a cui non crede nessuno. In tema di conti e di bilancio, nell'ultima seduta il Consiglio regionale della Toscana ha dato il via libera all'assestamento con una votazione a maggioranza. Questo documento rende definitive le previsioni indicate in via presuntiva nel bilancio dell'esercizio in corso, in relazione al risultato del rendiconto dell'esercizio precedente approvato. Si tratta di un documento tecnico, quindi, che nel dettaglio permette di rideterminare i valori iscritti fino ad oggi nel bilancio di previsione sulla base del risultato di amministrazione 2023 definitivo. Come noto, ogni anno il Consiglio regionale approva il rendiconto e lo fa dopo il giudizio di parificazione presso la Corte dei Conti. Quindi anche quest'anno, a seguito del giudizio di parifica condotto presso la Corte dei Conti, è stato approvato il rendiconto e si è reso necessario procedere ad un assestamento del bilancio di previsione per il 2024. Si tratta quindi di un'operazione di carattere tecnico, ma estremamente importante, perché ha lo scopo di trasformare in dati effettivi quei dati che erano stati inseriti nel bilancio di previsione soltanto in via presunta. Soprattutto sono due gli ambiti nei quali si è intervenuto attraverso la manovra di assestamento. Da una parte abbiamo il problema del debito autorizzato e non contratto, che ha presentato un risultato inferiore rispetto a quello che era stato presunto, quindi dai 700 milioni che erano stati appostati in via presunta si è passati a una rideterminazione più puntuale all'incirca di 632 milioni. Così come l'altro aspetto sul quale è inciso la manovra di assestamento è quello dell'avanzo vincolato, che ha cambiato notevolmente i dati inseriti nel bilancio previsionale per oltre 250 milioni. Si tratta quindi di un intervento di carattere tecnico conseguenziale all'approvazione del rendiconto, rispetto al quale il Consiglio regionale si è espresso con voto favorevole a maggioranza. L'assestamento di bilancio interviene nella parte dell'anno più delicata, dove appunto bisogna rendicontare la fase di equilibrio dei conti. Ci sono ovviamente delle difficoltà nella tenuta economica finanziaria, ma riscontriamo un elemento positivo nel corso dell'anno che consideriamo molto favorevolmente. Questo consente la tenuta della maggioranza e nel contempo ci porta verso le prossime variazioni di bilancio e verso la parte finale dell'anno a valutare in termini positivi, laddove sarà possibile, la possibilità anche di tornare indietro rispetto all'incremento delle tasse, anche qualora e soprattutto venisse confermata le prime indicazioni di validità per quanto riguarda la legge del payback, che per quanto ci riguarda ci aveva visto appunto stare un po' in attesa in vista di questo pronunciamento, per cercare di portare il governo Meloni ad assumersi le proprie responsabilità. Qui si trattano di tanti milioni di euro che il governo deve impegnarsi per retrocedere alla nostra regione. Su quello rimane ferma la nostra convinzione di non gravare sui cittadini toscani, e mi auguro che da qui a fine anno questa soluzione si possa trovare.
La regione fa passare per successo quello che in realtà gli viene contestato in maniera molto sobria, molto elegante, molto legale, ma che comunque evidenzia situazioni che non sono corrette. Ci fermiamo qua con il Consiglio regionale della Toscana per questa settimana. Noi vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.